Oggi leggiamo Cenerentola. Vorrei così tanto andare al ballo del principe stasera, pensava Cenerentola mentre spazzava il pavimento della cucina. Ma sapeva bene di non avere alcuna speranza. Le sue sorellastre Arabella e Araminta sarebbero andate al ballo con la matrigna, mentre lei sarebbe rimasta a casa. Da quando la sua vera madre era morta e suo padre si era risposato, Cenerentola non aveva fatto altro che cucinare, pulire e assecondare i capricci delle sorellastre. Sarebbe stato tutto più facile se suo padre fosse stato presente. Di sicuro lui le avrebbe concesso di partecipare al ballo e non avrebbe mai permesso a nessuno di trattarla male. Ma ora lui era lontano, impegnato in un lungo viaggio, mentre Cenerentola era costretta a trascorrere le sue giornate con Arabella e Araminta, le sorellastre che non facevano altro che litigare dalla mattina alla sera. In questo momento, per esempio, stavano contendendosi uno scialle. Lo indosserò io! gridava Araminta, tirando lo scialle da un capo. E più adatto al mio vestito! ribatteva Arabella, tirandolo dall'altro capo. All'improvviso si udì uno strappo secco e lo scialle si lacerò. Guarda cosa hai fatto! sbottò Araminta. Sei stata tu? sbraitò Arabella! Dirò alla mamma di non farti venire al ballo. Del resto non so proprio perché tu voglia andarci. Il principe non ballerà mai con te, ti muovi come un ippopotamo! Tu invece assomigli a un cavallo, replicò Arabella, e il principe inviterà me a ballare. Anzi, non mi sorprenderei se si innamorasse di me all'istante. È probabile che mi chieda di sposarlo già stasera. Che sciocchezza, esclamò Arabella, scoppiando a ridere. Il principe non avrà occhi che per me. Smettetela di discutere, le rimproverò la matrigna. Una vera signora non bisticcia mai. Ad un tratto si udì un colpo alla porta. «Sbrigati, cenerentola, vada ad aprire!» ordinò Araminta. A bussare era stata un'anziana donna, avvolta da uno scialle logoro. «Abbiate pietà di una povera mendicante affamata!» disse tremante. «Oh no, che seccatura!» sbuffò Araminta. «Forse è una ladra!» aggiunse Arabella. Cenerentola, mandala via, le intimò la matrigna, e poi corri subito a stirare il mio vestito, svelta! Prendete questo, sussurrò Cenerentola alla donna, mentre le consegnava il pane che aveva messo da parte per la propria cena. Oh, grazie infinite, rispose la mendicante, spero che ogni vostro desiderio si avveri. Mi basterebbe che se ne avverasse uno solo, pensò Cenerentola, mentre richiudeva la porta. Deve essere così bello danzare con un principe. Quel giorno Cenerentola dovette correre alla po ad aprire la porta molte volte. Prima arrivarono il guantaio con i guanti e il parruccaio con le parrucche. Poi fu la volta del maestro di danza che aiutò le sorellastre a ripassare il valzer e naturalmente Araminta e Rabella litigarono tutto il tempo per contendersi le sue attenzioni. Finalmente giunse l'ora di andare al ballo. La matrigna ordinò alle figlie di salire sulla carrozza che le stava aspettando fuori dal palazzo. Mi raccomando, Cenerentola, ricordati di lustrare bene la cucina, disse prima di uscire, e metti la legna nel camino. Quindi raggiunse Araminta e Arabella sulla carrozza, e ordinò al cocchiere di partire. Cenerento la tornò in cucina dove la attendevano una montagna di piatti da lavare e il pavimento da pulire. Afferrò la scopa, ma invece di mettersi a spazzare, cominciò a danzare per la cucina. Ad un tratto si fermò davanti al ritratto di sua madre, appeso sopra il camino. Oh cara mamma, mormorò, se tu fossi ancora viva mi faresti andare al ballo. Fu allora che Cenerentola udì una voce alle sue spalle. Ma tu devi andare al ballo. Perché una principessa è tale per la sua gentilezza d'animo, non per le pietre preziose e la corona. Un'ombra scivolò sulla parete e nella cucina comparve la mendicante. Sorrideva nei suoi occhi, e nei suoi occhi brillava una luce misteriosa. La generosità che hai dimostrato verso una povera mendicante affamata merita di essere ricompensata, disse a Cenerentola. Quindi sollevò la mano destra e tra le sue dita comparve una bacchetta magica. Subito dopo gli abiti logori della mendicante si trasformarono in un vestito sfavillante, ricoperto di foglie, stelle e fiocchi di neve. Sono la tua fata madrina, proseguì la donna. Prima di morire tua madre mi ha chiesto di vegliare su di te. Perciò questa sera farò in modo che tu vada al ballo. Agitò la bacchetta facendo divampare un fuoco nel camino. Dalle fiamme spuntarono quattro fatine danzanti. La prima era una fata della primavera e portava vestiti ricoperti di petali. La seconda era una fata dell'estate, e indossava raggi di sole e spruzzi di mare. La terza era una fata dell'atunno, ed era coperta di foglie vellutate. L'ultima era una fata dell'inverno, e il suo vestito era fatto di fiocchi di neve. Ogni fata aveva portato un dono per la, per la piccola Cenerentola. Un mazzo di Bucaneve dalla fata della primavera, una lucertola dorata dalla fata dell'estate, una grossa zucca rotonda dalla fata dell'autunno, e sei topolini bianchi dalla fata dell'inverno. Che strani doni disse sorridendo Cenerentola. Ora vedrai a cosa servono replicò la fata madrina e con un colpo di bacchetta trasformò la lucertola in un cavallo i topini in valletti e la zucca in una carrozza. Infine puntò la bacchetta sui bucaneve. Un attimo dopo Cenerentola indossava uno splendido abito da ballo e portava anelli alle dita bracciali ai polsi e una tiara sul capo. Oh, non puoi presentarti al ballo scalza, esclamò la Fata Madrina, indicando i piedi nudi di Cenerentola. Quindi, frugando nelle pieghe del suo abito, estrasse un paio di scarpette di cristallo, che riflettevano la luce del fuoco nel camino. Erano graziose e delicate come gocce di rugiada. La Fata Madrina le mise ai piedi di Cenerentola. Ti aiuteranno a danzare come una principessa, spiegò. Ma ricorda la mia magia svanirà a mezzanotte, perciò lascerai il castello del principe prima di allora. Intanto al ballo arabella e aramita si stavano rendendo davvero ridicole, cercando di fare buona impressione su due giovani che avevano acconsentito a danzare con loro. Arabella non faceva che calpestare i piedi al suo cavaliere, mentre aramita continuava a dare calci negli stinchi al suo. A un tratto l'orchestra si fermò. Una fanciulla era appena arrivata a palazzo, e si muoveva leggiadra ed elegante come in una nuvola. Fino a quel momento il principe si era tenuto lontano dalle danze, proprio per evitare Arabella e Araminta. Ma quando vide l'ultima arrivata si fece avanti. Benvenuta, disse alla fanciulla prendendole la mano. Mi dispiace di essere arrivata così in ritardo, rispose lei mortificata. La prego di perdonarmi, maestà. Ti perdonerò solo se accetterai di ballare con me. La fanciulla misteriosa era Cenerentola, ma né le sorellastre né gli altri invitati la riconobbero. L'orchestra riprese a suonare e Cenerentola e il principe dan danzarono insieme per tutta la notte sotto gli sguardi curiosi delle altre fanciulle presenti al ballo. Non ho mai visto quella principessa, bisbigliavano, spiando la coppia dietro i loro ventagli. Da dove viene? Dove ha preso quel magnifico abito? Araminta sospirò. Anche io sarei splendida, se la mamma mi avesse comprato un abito simile. Proprio allora, la campana del castello cominciò a suonare. Che ora è? domandò Cenerentola trafelata. È mezzanotte, rispose il principe. Ho promesso alla fata madrina che sarei arrivata a casa prima di mezzanotte, esclamò Cenerentola trasalendo. E senza dire altro, si precipitò verso la porta. Aspetta! gridò il principe. Quando ci rivedremo, tornerai da me? Ma Cenerentola non rispose, si precipitò giù dalla scalinata del palazzo, e nella fretta non si accorse di aver perso una scarpetta. Il principe la raccolse. Danzerò solo con la fanciulla che riuscirà ad indossare questa scarpetta, disse. E se lei lo vorrà, la sposerò. Cenerentola si risvegliò davanti al camino, vestita con i suoi vecchi abiti consumati. Aveva fatto un sogno meraviglioso, era andata al ballo del principe su una carrozza trainata da cavalli e con indosso un magnifico abito e delle scarpette di cristallo. Poi aveva danzato con il principe a lungo ed era stato tutto merito della Mendicante che era in realtà la sua fada madrina. In quel momento, Araminta e Arabella irruppero in cucina, seguite dalla matrigna. Sembravano furibonde. Il principe non ha voluto ballare con me! E nemmeno con me! Ha ballato per tutto il tempo con una stupida principessa che, nel bel mezzo del ballo, si è data alla fuga e perfino ha perso una scarpetta! strillò Araminta. Il principe ha intenzione di chiederla in sposa? Ha interrotto la festa per andare a cercarla! A dire il vero, il principe sposerà la fanciulla che riuscirà ad indossare quella ridicola scarpetta da ballo. La corresse era bella. È ben diverso. Perché forse sarò io la fortunatissima fanciulla. O io, ribatte Araminta. Dall'uscio giunse un sonoro squillo di tromba. Sua maestà è qui, gridarono le sorellastre. La matrigna aprì la porta e si inchinò fino a quasi a sfiorare il pavimento con la fronte. Un valletto si fece avanti portando la scarpetta di Cenerentola su un cuscino di velluto rosso. Il principe entrò dopo di lui, Sua Altezza Reale! Il principe è alla ricerca della proprietaria di questa scarpetta, disse il valletto. Vi dispiacerebbe provarla? Arabella gli strappò la scarpa dalle mani. Sembra proprio la mia! disse, piegò le dita fino a farle diventare viola e infilò la scarpetta. Ma anche così il suo piede era troppo grande. Allora, Araminta, sia proprio della scarpetta! Dalla a me! È la mia misura! Ma per quanto spingesse e sbuffasse, la scarpa non le andava. Deve essersi ristretta con la pioggia! esclamò. E adesso si è incastrata! Cenerentola! Aiutami a sfilarla. Cenerentola si chinò per prendere la scarpa, e un oggetto scivolò fuori dalla tasca del suo grembiule. Era l'altra scarpetta da ballo. Allora il principe guardò Cenerentola molto attentamente, poi esclamò meravigliato Sei tu. Tu gli fece eco Araminta. È impossibile, vostra magnificenza, disse Arabella. Cenerentola è soltanto la nostra pigra e brutta sorellastra. Cenerentola rivolse al principe un sorriso timido. Mi dispiace di essere fuggita, vostra maestà. L'incantesimo della mia fata madrina è svanito a mezzanotte. Non volevo che mi vedeste vestita di stracci. Quali stracci? rispose il principe. Cenerentola sollevò le braccia per mostrare al principe i suoi abiti logori, e a quel punto si accorse che la fata madrina aveva di nuovo compiuto la sua magia. Il vestito che aveva indossato la sera del ballo era ricomparso. Non mi importa se porti abiti eleganti o stracci, disse allora il principe. Ti amo e credo che anche tu mi ami. Vuoi sposarmi e diventare la mia principessa? Vuoi venire ad abitare con me nel mio castello? Sì, lo voglio, disse Cenerentola. Ma vorrei che venisse ad abitare con noi anche mio padre quando tornerà dal suo viaggio. E naturalmente dovrà unirsi a noi anche la matrigna, altrimenti mio padre si sentirà solo. Infine mi piacerebbe che anche le sorellastre potessero venire al castello. È vero, a volte si comportano in modo sgarbato ma nel profondo del loro cuore sono gentili. E così Cenerentola infilò le scarpette da ballo e, danzando, si avviò con il principe verso il castello. Qualche tempo dopo furono celebrate le nozze e Cenerentola divenne una principessa. Ma in fondo lo era sempre stata, perché come diceva la fata madrina, una principessa è tale per la sua gentilezza d'animo e non per le pietre preziose o la corona.